adesso dove sono? E se non sei che sono su te? Oh, una bella fisciata. C'è una bella casa dentro. Subito lui chiozzo. No, c'è uno squacquerato. Ti ha pure, Mattia, lo sciacquone. Come l'ho fatto stamani a lavorare? Tu sai quando c'hai un tappo che esce, capito, di botta subito. No, ma nel senso che l'hai fatta dura o nel senso che l'hai no, fatta no, che c'avevo un pezzettino duro in cima e poi dopo liquido, mezzo liquido. Sì. Interessante questo. Vabbè, è classico che bisogna, la cultura è bisogna cultura. Raccontare anche un po' di noi stessi. Sì, diteci nei commenti sotto stamattina. Stamattina che cagata avete fatto? O ieri sera, secondo o ieri sera, insomma, l'ultima cagata che avete fatto. Io come ho fatto per venire qui? Senti là. Ah, no, pensavo. Ah, che ti ricordi del punturone? Ma li hai mischiati? Ripristinano la salute. È come, lo Sheridan, che c'è latte e liquore. Usa l'oggetto LB. Ah. No, quando cominciano ad esserci cose per la salute. Su cazzo. Ah. Perché così? Perché ce l'avevo a te, quasi a zero. Sì, però è veramente arredata a merda. Soprattutto mi metti un armadio e non lo posso aprire. Ho ricevuto la chiamata, ora conosco la ragione delle stranezze degli ultimi giorni. È lo scenario peggiore, ma almeno non devo più fingere. Le cose che ho visto si sono trasformate tutte, è troppo tardi per salvarle, borda. È ora di mettere in pratica l'addestramento. Che Dio abbia pietà delle loro anime e della mia. Comunque voglio dire una cosa. Lui di sta sempre fuori dalle Io spezzo la schiena. Stai tutto comodo, incalcato. Mi spezzo la schiena. Ma tra l'altro avevo letto diario abbonato e non capivo a cosa. Abbonato Sky. È stato aggiunto, vai. Aspetta, pigia. Tab. No, cosa fai? Premo tab, c'era scritto premi tab. Ricordi? Ti ha detto che ti ha aggiunto il diario. Ricordi? Via, andiamo di qua. Piove, dove vai? Sì? Vai. Ma che culo però. Come ha fatto a vederla? Dov'eri quando avevo bisogno di te? Non mi piace più. Forse questo è il posto giusto. Ma se è tutto finto, perché forse non... questo è quello sbagliato. Perché non ti mandi un cane armato? Tanto è tutto finto. No? Una bomba nucleare. Poi quando la scattammo lì, profumava di zucchero filato. Abbrustolito. Ah, mira, era più bella che mai, anche se invece lei puzzava di merda. Cosa mi sono cacciato? Bah! Cosa mi sono cacciato? Kidman. Nicole, Non lo so, ma di certo non era una cittadina pittoresca. Sta succedendo qualcosa di terribile. Era pittata. Qui. Baker è morto. C'è un killer a piede libero qui che fa cose proprio come al Beacon. Ma dove cazzo mi avete mandato? Non ne ho idea. Da qui non vediamo niente. E invece lo sanno. Il fatto invece che lo sa. Non lascia presagire nulla di buono per gli altri. Tieni gli occhi aperti. Hanno fatto fare il capo. Più potrò aiutarti. Sì. Come no. L'unico che può aver avuto una chance è l'esperto di mimetizzazione. Capace dell'albero. La pistola. Si è mimetizzato la pistola. Mi sembra. Qui c'è un bazooka, se no. C'è il bazooka. Ma te lo dico io che ha un senso, no? Non ce l'hai il senso quando lo dici te. E cosa c'è posta? No. Ma ci sarà la mail, eh. C'è il volantino dell'Eurospin. Ah, no, del Little. Del Lille. Del Piccolo. È in forma come me, lui. Che se invece parcheggia come me? No. Indaga. Povero bastardo. Lasciato qui a marcire. Cos'è la fiesta, vedi? Ma più che altro, ma è la pistola. Sembra più... Ma non è un po' la macchina, che macchina è? Sembra una fiestina della vecchia. No, sembra più... No, una delle brutte... Tipo una Skoda... Boh. Ma una io voglio sapere... Ma è un ritmo! No, sì. Devi... Ma sentivi che non era sincopato? Sinco?
Oh! Mi spiegherei subito un proiettile. Solo che io non so come mirare assolutamente col pad. Vabbè, è uguale, ci interessa. Non temere, Sebastian. È una cittadina tranquilla. Infatti c'è già le macchine. Troppo tranquilla. Andare a mangiare. Ehi là! Se urla, bevile! Deve avermi sentito. Ma cosa urli? Ma perché? Che vizio c'ha, mio figlio? Hai permesso? Scusami, se vuoi uscire... Queste case enormi, vi? Vabbè, cane. Mangia. Devi mangiare. Pelle e ossa. Devi mangiare. Mangia tutto. Devi mangiare. Pelle e ossa. Giusto. Sì, così. Ma penso che gli abbia rotto il naso. Siamo sicuri che lo fa per il mio. Dai! Prima, spara la bottiglia, corri che il signor si sente. Oh, io sparo a lui. Subito, spara. Ma com'è a lui? A lei? Perché tu spara la bottiglia? Ma è mancato! Ma è. È morta, no? Bella amica! Perché sparava lui! Ah, questo spiega tutto! La capace era una pistola inchiostro, in realtà è vernice, te l'ho detto. Bello. C'ha qualcosa che non... c'ha dei brufoli enormi. Mio Dio. Te casa addosso, eh? Cioè, prima gli spappoli a testa e poi... E poi cosa fa? Bevi la fiscia? È già il verde che prende all'inizio, l'ha data all'inizio il gatto. Hai fatto in fretta? Hai scoperto qualcosa di nuovo? No. Sì. Ho scoperto che questo posto è come il Beacon. La gente si trasforma in creature. Ah, non lo sapevamo, no. Cosa diavolo è successo? Non lo so. Ma significa che Lily è in pericolo, non solo sparita. Sebastian. Risparmiatelo, Kidman. Tranquilla. La troverò. Abbiamo almeno le forme. Capito, pistoli, proiettile. Guarda, questo lì si trasforma, Che prima, spara? Prima guardiamo la TV. Come avete accesa o spenta? Spenta, da fastidio. Nel mio HD. Dava il segnale di disturbato quando dava HD. Spara! No, ce l'hai proiettile. Da quattro. Appunto. Accoltellalo. Questo è un bel tanfo di bottino, via. Io voglio andare a vedere cosa c'ha. Attento! È un po' la pulita del mouse. Ma c'è qui i proiettili, no? Guarda tutto. 180 proiettili, tipo la pistola. Ora si alza, sta a vedere, Te lì, Questa puttana lì. E la... Cosa? Molto sulle... No, Ah, pensavo di essermi bloccato. Tanto gli viene fuori anche lui, Il bimbo. Oh.
Per sapere chi è che l'ha restato. Poi viene a spa... questo componente può essere usato per creare munizioni e oggetti utili. Ma dove? Ora no, quando ci sarà la stanza del super il capo, no? Non è da te sprecare munizioni. Infatti. Vabbè, qui tutto a posto. Fucile a pompa? No, eh. Vabbè. Andiamo, eh. Fucile a pompa ti fa sta bene. Oh, ti mancava il T-Rex. Zitto. Il T-Rex. Fa la vita lì, eh. E c'è non ti torna. Salisci. Ma da parte là. Ma no così. Vito. Allora? Allora e basta. Vado di là. Ci sali? Siamo lieti di averti qui. Che succede? No, era davanti. Lì no, ma volevo vedere che c'era di là. Vabbè, meno male, è ammazzato. Ma i nostri quali sono? Sono dentro la Jeep, sa? Ho visto, sì. Vai, ciao! E lui è il nostro! Tutti i nostri! O'Neill, muoviti! Lui con delle armi pesanti! Era quello delle armi pesanti? Quindi è rimasto solo il nerd! Perché il nerd, scappando sempre, si pare al culo! Alcuni sono ancora vivi allora. Cazzo, quelle cose sono dappertutto. Cos'è? Un frigorifero? Cos'era? Devo entrare per avere informazioni. Ok, sta arrivando un arrivato. Non ha la fiasca lì. Ti ha visto. Mimetismo. La mappa c'era scritto? Usa il fognale per nasconditi. Quando cambia colore significa che sei nascosto. Cascosta. Il nemico è... Ah, quindi se io sono lo prendo alle spalle. Gli fai favore. Posso ammazzare. Ok. Questo è molto familiare a quel gioco che non mi ricordo come si chiama. Bravo, tirare nel capo. Nella mano del capo. Ma io prima vado ad ammazzare lui. Sì. Ma mi vedono lì? Adesso non lo so. Sembra un momento giusto per provare, no? Vai, sì, però sì. Muoviti. E c'è un armor, sì. Poi vai a quella alla porta. Alla porta, ma è tipo il mitra del tipo dove ha finito? Come allerta? Quando i nemici avvertono la tua presenza, va bene. Ok, vabbè, siamo. Da un rumore. Bella sta cosa, No, volevo... vabbè. Ora è il momento di guardare se c'è una roba. Ecco, sapevo, no? Chiudi, io! Chiudi! Bene. Speriamo.
speriamo che regga. E vabbè, ma se poi la porta sapeva quell'altro vecchio. Infatti non reggerà. Capito, ma ne convieni che non reggerà? Sì. C'è qualcuno già dentro. Non avvicinarti! Oh, merda di merda! Ok, sta calmo! Non sparare! Non voglio farti del male, vedi? Abbassa la pistola. Sono dalla tua parte. Non sei della Mobius. Sì, ma in realtà no, sarai, cioè. Una di quelle cose, ma non significa che tu sia dalla mia parte. Hai ragione. Non lavoro per la Mobius, ma sono stati loro a mandarmi. Hai visto quei mostri là fuori, vero? Ciò che possono fare. L'ho vista anche peggio. Sì, le ho viste. Mentre fanno la vuole. È fortuna che il tuo partner si sia sacrificato per farti scappare. Non era il mio partner. Era solo un membro della sicurezza di Union. Proteggermi era il suo lavoro. Il mio è risolvere problemi tecnici. Morire qui dentro va oltre le mie mansioni. Non sono un soldato. Sono solo un tecnico. Lo so. Fermo! O sparo! Delicato, eh? Un soldato avrebbe tolto la sicura. Te l'ho detto. Sono dalla tua parte. Proviamo un'altra volta. Sono Sebastian Castellanos. Ah, ma ti spaventano. Sono O'Neill. Shaquille O'Neill? Liam O'Neill. Liam, fratello, minore. Non sei della Mobius? Tutti senti. Perché? Sto cercando di ripristinare il nucleo. Come te. Ah sì? Beh, in bocca al lupo. Io ci rinuncio, me ne starò qui in attesa dell'estrazione. Sì, sì. Posso tirarti fuori. Almeno fino a quando non trovo Lily. Chi è Lily? Senti, il cane. Siamo tutti bloccati qui finché non troviamo il nucleo. Puoi aiutarmi? Se mi stai chiedendo di seguirti là fuori, puoi scordartelo. Questo è un rifugio, perciò me ne sto qui, al sicuro. Ma forse ho una pista. Ho rilevato dei segnali sulla stessa frequenza del nucleo. Li stavamo cercando, ma ci hanno attaccati. Tieni, ascolta. Sembra una bambina. È lì. Zitto, ti spacca la testa. Era lei? Il nucleo? Credo di sì. Ma da quando siamo qui ho rilevato un sacco di segnali strani sul comunicatore. Per saperlo bisogna rintracciare la sorgente. Se vuota fuori nel mare. Anche il tuo comunicatore può farlo. Appena uscirai, lo vedrai. Probabilmente rileverai anche altri segnali. Potresti seguirli per scoprire cosa... No, prima il nucleo. Prima il nucleo, sto... È l'unico modo per uscire. Sì, gli altri segnali sono del side quest. Sincronizziamo i comunicatori. Così ti avverto se trovo qualcosa. Sì, ok. Male non fa, credo. Attenzione! Attenzione! Qualcosa di più potente? Beh, pisello. I nostri sono resistenti. Ci vogliono molte munizioni per farli fuori. È qualcosa di più potente? Non qui, ma in giro potrebbe esserci qualcosa. Questo è stato progettato per essere tranquillo, ma Mobius e armi pesanti vanno a braccetto. Sai dove potrei trovare queste armi pesanti? Là fuori è un casino. Sarà difficile trovare armi pesanti ammassate in giro. Ma ho visto qualcosa di utile vicino a un corazzato qui fuori. Beh, un'ottima pista. Ma stai attento, c'è un sacco di quelle cose in giro. Oh, come li garba, i mostri come li garba sta vicino alle armi. Che no. Sento l'odore. Rifornimenti? Non mi aspettassi. Sai dove posso trovare armi e rifornimenti? No, perché sì, stavo per dire di un segnale, ma non mi hai lasciato finire. Bene, ti ascolto. Ho sentito due membri della squadra di sicurezza della Mobius parlare di depositi di armi. Puoi provare a seguire il segnale. Forse possono aiutarti. Ci penserò.
Ehi, amico, sono solo. Mi servirebbe un po' di protezione. Forse se non avessi lasciato morire la tua scorta. Non importa. Imposto il segnale sul tuo comunicatore. Poi fai come credi. Non mi interessa. E due. Poi, la missione. Eravate in cinque nella squadra. Sì, oltre alla sicurezza che era già qui per aiutarci. Siamo in cinque nella squadra di ricerca. Un momento. Hai detto eravate? Ho trovato Baker. È morto. Non mi sorprende. Ha rilevato il potente ed è andato ad indagare. Gli ho detto che dovevamo aspettare l'estrazione dall'aeroporto, lasciando il lavoro pericoloso a qualcun altro. Ma era il caposquadra e non ha voluto darmi ascolto. Lui era il più coraggioso. C'è una linea molto sottile tra coraggio e follia. Già. Così come quella tra prudenza e codardia. Si tirano le frecciate. Certo, non sono felice che sia morto. Per chi mi hai preso? Spero che gli altri stiano bene. Ti avverto se trovo qualcun altro. Lo faresti davvero? No. Grazie. Apprezzo molto. È mai, già da una settimana. È passato così tanto. Merda. Il tempo vola qui dentro. Che è un troppo festa. Passeggiata, un lavoro veloce. Tipo, a casa entro l'ora di cena. Ma non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Che vuoi dire? A volte capitano cose strane quando il nucleo si impalla, ma quello che succede qui va ben oltre. Questo posto è del tutto fuori controllo. Abbiamo usato l'emettitore di campo stabile, ma non funziona come previsto. Cos'è l'emettitore di campo stabile? Se la Mobius ti ha mandato qui, dovresti conoscere queste cose. Lo so, dovresti essere attento. Ma basta. Dunque. Ma io voglio sapere che cazzo è sto emettitore di Bonno. Vai. Salva. E non c'è niente. Ma non è che magari ci può intoppare. Cosa ci intoppa? Caffè? Beh, un caffè mi sentire mentre la salute. Visto? Ah, vedi, non puoi però andare lì. Le macchie di caffè riempiono automaticamente un'altra brocca, ma il processo richiede un po' di tempo. Allora, simpatico questa cosa. Te quanto c'è? Simpatico! Come sei messo? Sa sì, che ora ci sono e loro mi cario le. Dai via prima la macchina. Dai via perché se no c'è proprio poi. Ora sì, ora c'è il bacchino del carpettiere. Il problema è che c'è solo la polvere da sparo, non c'hai. Ma non è vero, ma non è cose cattive. Ma vediamo, no? Sei subito negativo. Ma capace le fa da sé. Creazione, potenziamento armi, che dite voi? Tanto guarda creazione, guarda cosa c'è. Dadi per balestra. Allo? Ma potenziamento armi? Ciao cazzo. Non avevo niente, va, perfetto. Parti di armi. Tempo di carica. No, tutte zero. Perfetto, vai. Sezione con la creazione improvvisata nell'azione per creare oggetti senza utilizzare banchi da lavoro. La creazione improvvisata consuma più risorse rispetto alla creazione tramite possibile potenziare armi tramite la creazione improvvisata. Non capito? Sarà. Non sarà possibile. Quindi ti fai. Sprechi più risorse, magari sei senza proiettili, li puoi fare, però ne fai meno. O ti costano di più. Quindi, magari sulla mappa è segnato. Io so questi cazzo di. Ah, zitto parti. Zitto di. Con 10 si faceva qualcosa? Guarda. Ma fa di più. Oh, non fare l'arrogante, Ma ricarica. Cosa ti calma? Ma quanti ce ne hai te? 25. E cosa può fare? Potenza di fuoco. Oddio, potenza di fuoco. Capaci e potenza. Ma li usi tutti? 65 ce ne ho. Allora, compriamo il controllo. Questo ce l'abbiamo. Vai, figa. Questo ce l'abbiamo. Come fare?
Tanto qui. Questo è tempo di carica e capacità di munizione. Capacità di munizione. Lasci stare. Risonanze. Questo. Un termopipone. Cos'è che mi trippa? Oh, c'è il... Vai, andiamo nella nostra stanzina. Che diavolo era? È l'infermiera porca, è l'infermiera dell'altro, ti ricordi? Me lo ricordo. Non ci vuole il quadro. Che qui bisogna andare a watt. Non ci vuole il vetro, mi va specchio.